Torna il derby tra Gasperini e Palermitti dopo tanto tempo. Un Gasperini ha messo nelle posizioni alte della classifica, un Palermitti che era partito bene ma poi è incappato in una serie di sconfitte consecutive che hanno portato la società anche al cambio dell'allenatore, da Daniele a Macri. Sentiamo il tecnico del Gasperini Settembrino. Una bella partita che in pratica adesso vi mantiene nelle posizioni alte della classifica per legittimare le vostre aspirazioni. Sì, non so cosa hanno fatto gli altri, ma noi siamo primi, avendo vinto oggi noi teniamo la testa. Vorrei fare i complimenti al Palermitti perché si è dimostrato un'ottima squadra, sicuramente può salire in classifica giocando sempre così. Il bello di questi campionati, l'abbiamo sempre detto tante volte, è che finalmente questi nostri paesi possono confrontarsi e mettere in campo diversi giocatori proprio del luogo, perché io so che Gasperina, a parte tre giocatori che vengono da Montepone, gli altri sono tutti quanti di Gasperina e di Montagoro, perché ricordiamo questa è la squadra che prosegue quella del Monte Gasperi dell'anno scorso. Sì, vabbè, siamo tutti amici qui 8 undicesimi, sono tutti dal paese e ci divertiamo tutti insieme. Rimane sempre un divertimento, poi come prima cosa a queste categorie rimane sempre un divertimento. Ma l'occhio alla testa della classifica ce l'avete? Certo, noi abbiamo, non ci nascondiamo, noi andiamo a salire. Gianluca Macri, allora abbiamo preso questa società questa da una settimana, oggi è cambiato qualche cosa perché la squadra si è ben vista in campo, certamente forse il Gasperino aveva più motivazioni per vincere perché vuole continuare in testa alla classifica. Beh certo, il Gasperina è una squadra costruita per vincere questo campionato, quindi in casa, sfruttando anche il periodo negativo del Palermitti ultimamente, cercava di sicuramente di vincere questa partita a tutti i costi. Noi sì, l'ho presa da una settimana, 2 soli allenamenti, però ho cercato di lavorare un po' sulla testa dei ragazzi che erano troppo demoralizzati dopo questi risultati negativi. Poi abbiamo sistemato un attimino la situazione tattica, abbiamo cambiato modulo, ho cercato di limitare un pochettino i danni. I ragazzi, soprattutto il primo tempo, secondo me hanno fatto una partita perfetta dal punto di vista tattico, quindi li ringrazio per questo. Poi alla lunga il Gasperino è uscito fuori e ha vinto. Tu hai avuto occasione di capire più o meno quali sono i problemi del Palermitti, io l'ho vista oggi per la prima volta, mi sembra che qualche pecca ce l'avete un po' a centrocampo e in attacco. Ma secondo me è una rosa, una buona rosa, però ripeto, devo lavorare un po' sulla testa dei ragazzi perché hanno troppo demoralizzato ultimamente e un po' a livello tattico, poi qualche elemento forse serve pure, però in questo momento mi concentro su questa rosa e cercherò di tirare fuori il meglio da questi ragazzi che per me hanno un grande valore sicuramente. Uccellino mi ha detto un nome, Papa Sodaro. Vedremo. Il marcatore del gol Giuseppe Fiorentino, che oltretutto è il capocannoniere di questa Gasperina, è una partita difficile, siete riusciti a sbloccarla nel secondo tempo con un tuo bel inserimento dal corso dalla destra. Sì, una partita molto difficile, però noi nel primo tempo non abbiamo giocato come sappiamo, nel secondo tempo siamo entrati con una forza in più e credo che la vittoria è meritata. E la lottate con Gibigliano e Cuturella? Sì, dai, diciamo che cioè, noi giochiamo a calcio, non abbiamo obiettivi, va. Giochiamo per divertirci, ma quello che viene viene, non facciamo cose prima, va.